come l'ho raccontato io ai miei genitori quando me l'hanno chiesto, un po', forse anche un po' divertente. E io ricordo ancora mia mamma quando mi chiese, ma cosa detto fare in Africa che c'è gente che ha bisogno qua? Scusate l'accento, avrete capito che non sono proprio di Rovereto. E mi riallaccio a quello che ha detto il Presidente. La mia risposta è stata sostanzialmente questa, che noi ci lamentiamo perché magari insomma non riusciamo ad avere la macchina che vorremmo, perché siamo preoccupati che il figlio non riesca a tenere la casa col mutuo, perché magari insomma non riesco ad avere la casa che voglio e mangiare fuori quanto voglio. Lì abbiamo ridimensionato il nostro concetto di povertà e di crisi di cui spesso si sente parlare qui. Lì il concetto è la paura a volte che vige, la paura di sentirsi non protetti dal punto di vista sanitario, perché noi qui tanto ci lamentiamo ma ci sentiamo sicuri alla prima difficoltà, tanto ci lamentiamo ma ci sentiamo sicuri ad avere una sicurezza. Lì le persone spesso si ammazzano tra vicini di casa e ci sentiamo sicuri perché comunque, per quanto siamo preoccupati del nostro figlio lo vediamo crescere e alla prima manifestazione di pericolo c'è il medico vicino a casa che dà l'antibiotico. Lì manca il cibo, mancano le medicine, i bambini a 5-6 anni sono alti quanto i bambini nostri di 2 o 3. In tutto questo non voglio assolutamente far passare un messaggio negativo dell'Africa, perché noi dell'Africa ci siamo innamorati, i sorrisi che abbiamo visto lì di questi bambini sono quelli che ci danno la grinta per andare lì e tornare, perché noi quando andiamo lì non torniamo tristi con la faccia del bambino, della pubblicità Progresso, torniamo felici di quello che quelle persone ci riescono a dare. Soltanto siamo consapevoli delle problematiche che ci sono ed è questo quello che ci dà la grinta per andare avanti. Quello che vi invito è poter far parte anche voi dell'associazione e poter vedere con i vostri occhi, perché mi state chiedendo di raccontarvi quanto buono sia il tiramisù, ma il tiramisù finché non lo mangi non sai quanto buono sia. E quindi stiamo andando avanti con i progetti da quali punti di vista? Dal punto di vista della malnutrizione, che è sempre dietro l'angolo, perché quest'anno di 3 stagioni di pioggia neanche una è andata a buon segno, quindi purtroppo il Gran Turco, che da noi è alto circa così, lì è alto così e senza pannocchie. Stiamo andando avanti perché purtroppo è venuta a mancare l'unica auto che non ha la stessa funzione nostra, cioè spaziosa per andare a fare le vacanze e la spesa. Lì purtroppo la prima strada vicina è a 1 ora di macchina, 7-8 ore a piedi, il che vuol dire che se c'è una emergenza di una donna incinta, di qualcuno che sta male, l'auto è l'unica opportunità per portare al primo ospedale vicino queste persone. E tutto qua, ci stiamo adoperando per questo, si cerca di fare quel poco per questo circa 100 bambini che bene o male stanno crescendo e che ci lasciano sempre un po' perplessi, perché riguardando le foto quest'anno abbiamo visto che quelli che erano vestiti 3 anni fa in una certa maniera, 3 anni dopo avevano ancora la stessa maglietta e gli stessi maglioni, quindi insomma anche se da noi c'è crisi godiamoci quello che riusciamo ad ottenere. Il nuovo progetto ha un terzo nuovo punto, che è quello della disabilità, che anche da noi, per quanto rappresenti ancora un problema, riusciamo abbastanza bene ad integrare la disabilità. Lì spesso non sono ancora riconosciute dal punto di vista culturale, i bambini si ritrovano, purtroppo è brutto da dire ma è la verità, a vivere con gli animali in quanto rifiutati dalla società. Le suore vogliono riuscire a prendersi cura di questi bambini con un rapporto di un collaboratore a un disabile in una nuova casa, struttura che si chiama Magnificat, e anche per questo cercheremo di fare qualcosina per quel poco. 100 bambini è niente in confronto a tutta l'Africa, ma noi ci siamo innamorati di quella parte lì e li continuiamo. Faccio parlare gli altri 2 ragazzi che vi racconteranno della loro esperienza. Grazie. Un fantastico dolce che abbiamo fatto questa mattina, anzi giovedì, che è buonissimo, vi racconto una storia che abbiamo vissuto in un gruppo di persone che fanno parte qua dell'organizzazione,
e abbiamo avuto la fortuna appunto di viverla. Nel luglio 2014 siamo partiti in 12 persone, seguendo un'idea abbozzata quasi per gioco, a cui è seguita un'importante fase di preparazione. Cose da portare, vaccini, acquisizione da telegiornali, internet di informazioni geopolitiche del luogo, decisione di modificare l'itinerario del viaggio e le finalità a causa di attenti e gravi instabilità della zona costiera. È stato un viaggio che ha contribuito a rafforzare molto l'amicizia tra chi già conosceva l'Africa, mentre ha creato solidi legami con persone incontrate per la prima volta durante questa esperienza. Nessuno di noi fa il missionario di professione e per molti era la prima volta in Africa. Il nostro impegno come volontari lo abbiamo sempre portato avanti a distanza, creando opportunità per sensibilizzare e raccogliere fondi. La meta del nostro viaggio è stata il Moran, un piccolo centro situato a 260 km a nord di Nairobi, in un vasto altipiano nella regione della Laikipia, proprio dove passa la spaccatura della Rift Valley. Il Moran è soggetto da una forte povertà causata dall'aridità del luogo e dall'assenza di corsi d'acqua permanenti. Inoltre, la popolazione soffre della totale carenza di infrastrutture primarie come strade, ospedali, acquedotti o bacini idrici. La grande difficoltà nel portare a termine i raccolti provoca una grave denutrizione sia della popolazione sia del bestiame ed è complicato e i conflitti talvolta violenti tra le numerose tribù locali. Di per sé, una delle tantissime contraddizioni del complesso mosaico che è il Kenya, dove basta spostarsi di appena 50 km per trovare prati lussureggianti e condizioni di vita molto meno tragiche. La formazione scolastica è insufficiente e precaria e questo incide fortemente sullo sviluppo della corretta società. Nel 2002 ha operato al Moran una comunità di suore, le ancelle della visitazione, che si prendono cura dei più poveri, degli ammalati e dei bambini dimagriti e disabili. A luglio dell'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di visitare il villaggio e la missione dove vivono le suore e dove è stata costruita la casa magnifica, finanziata anche con il sostegno del Kanga Day, nell'ambito del progetto Kanga per il Moran. La casa Magnificat è la struttura che accoglie i bambini durante il periodo scolastico, quelli con disabilità o che necessitano di assistenza. Le suore della comunità sono state il nostro riferimento sul posto e ci hanno ospitato nella foresteria del campo accompagnandoci giorno per giorno alla scoperta di un mondo per noi sconosciuto. Abbiamo intrapreso questo viaggio per affiancare due nostri amici, Valentina e Thomas, che volevano onorare una promessa fatta alla comunità del Moran e per visitare e conoscere la realtà del posto. Si trattava di un matrimonio, una promessa tutt'altro che banale, che ci ha portato a scoprire la determinazione, umanità e semplicità delle persone che vivono in questo mondo parallelo al nostro. Buonasera, io sono Stefano e ho partecipato anch'io a questo viaggio l'anno scorso nel luglio 2012 e volevo parlarvi proprio degli aspetti della nostra esperienza che ci hanno veramente molto toccato è stato il rapporto con le suore, perché sono delle persone che ci hanno dato un esempio di capacità di accogliere le persone, di consolarle, di guidarle con un senso senza alcun interesse, in modo del tutto disinteressato, che ci hanno veramente colpito. Delle persone instancabili che erano sempre pronte ad aiutarci, sempre ottimiste, non erano mai stanche. Uno degli aspetti più, diciamo, duri con cui ci siamo dovuti confrontare in questo viaggio è stato il cercare di accettare che noi lì fossimo di passaggio, per cui non potessimo cercare di cambiare le cose, ma dare un aiuto in cui poter aiutare, abbiamo capito che poteva passare, dare un aiuto concreto anche con qualche gesto semplice, come per esempio giocare a calcio con i bambini per rendere meno pesante la giornata, piuttosto che fare la pizza assieme alle suore. E ci siamo trovati ad essere protagonisti attivi di questa esperienza, di questo magnifico viaggio.
e è stato non facile al ritorno metabolizzare tutte le esperienze e i ricordi che abbiamo vissuto. Ad esempio, abbiamo visto tantissimi bambini malnutriti, ammalati, abbandonati anche dalle famiglie, maltrattati dalle strutture. E la sensazione più grave, diciamo, è stata quella di vedere tantissima potenzialità inespressa. E vedere tanti bambini sotto il sole, in fila per l'unico pasto della giornata, ci ha dato un senso di rabbia, di impotenza, e ci ha fatto appunto capire che l'unica cosa che potevamo fare per aiutarli era proprio dei gesti concreti, come portarli a comprare di lecca lecca per integrare la loro dieta di zuccheri, che era molto povera, diciamo. E abbiamo incontrato tantissimi bambini adulti, come potete vedere, che lavorano o si prendono cura dei più piccoli. Non abbiamo mai visto bambini che fanno i capricci, delle persone con una grandissima dignità, che per noi ha rappresentato un monito per farci capire che ci ha fatto sentire frivoli, che i nostri problemi, che consideriamo problemi tutti i giorni, in realtà sono banali, e quindi un grande esame di coscienza da fare per rivalutare la nostra scala di valori. E questa immagine qui, che mi è particolarmente cara, noi abbiamo visitato dei mercati in cui le scarpe erano fatte con suole di pneumatico. Le suore ci hanno insegnato come lavare i piatti, cioè non consumare l'acqua, noi appena laviamo il piatto svuotiamo subito il lavandino. Dei bambini maltrattati in strutture fatiscenti, quella è una scuola per disabili, e un campo di grano in secca. Questo ci ha fatto capire che noi per Moran facciamo bene, e per l'altro facciamo bene a fare, possiamo e dobbiamo dare tanto in senso materiale, ma Moran ci ha dato tantissimo, nel senso di che ci ha fatto capire che noi persone così, tra virgolette, fortunate, dobbiamo avere più rispetto per le risorse che abbiamo, anche per vivere meglio noi, e che diamo magari per scontate. Una parola sulle suore, appunto, per noi sono rivelate delle lavoratrici instancabili, erano sempre pronte a consolarci, a spiegarci quello che vedevamo, e ad avere sempre il sorriso sulle labbra e anche a scherzare con noi. E per noi questo è stato un monito, ci ha spiazzati, ma anche ci ha dato tantissima forza, così come lo sguardo di un bambino che soltanto per una carezza o perché lo guardavi ti tendeva le braccia, ti sorrideva, ti faceva sentire utile, e quindi che comunque, anche se noi non potevamo risolvere la loro situazione di grave indigenza, un minimo di luce nella notte l'abbiamo portata. E quando si fa un viaggio di questo genere non si è mai consapevoli di quello che si può portare a casa. Per noi è stato molto difficile rielaborare quando i ricordi, le emozioni, quando siamo tornati a casa ci chiedevano com'è andata e non riusciamo neanche a rispondere. Però col tempo siamo riusciti a mettere in una certa scala le emozioni e quello che abbiamo imparato, e abbiamo capito che è molto importante diffondere questi messaggi, e per questo un esempio concreto di qualcosa che abbiamo fatto questa settimana: siamo stati ospiti di Radio Banda Larga, che è una radio particolare, una radio che trasmette solo via web. È una radio che ha la caratteristica che le trasmissioni le realizza totalmente fuori dagli studi radio, in cui chiunque può diventare DJ, può trasmettere un messaggio. E abbiamo iniziato a raccontare, un po' come vi ha appena raccontato il mio amico, l'inizio, l'introduzione del nostro viaggio, e potrebbe rivelarsi appunto un interessante momento di diffusione di queste informazioni. Noi stessi che abbiamo vissuto ci rendiamo perfettamente conto di quanto sia difficile recepire in botto
tutte queste emozioni, queste sensazioni che abbiamo vissuto. E per questo motivo abbiamo pensato di realizzare un piccolo sketch io e Andrea che riassume un po' le impressioni e quello che abbiamo provato al ritorno dal viaggio. Grazie. Intervento tandem, adesso iniziamo, quindi parliamo un po' io con lui. Torno a casa, mi basta prendere un volo per lasciarmi tutte le spalle e ritrovare la normalità rassicurante e civile. Torno a casa e mi sento vuoto. Torno a casa e ho la testa piena di roba. Torno a casa e mi rendo conto di essere pieno di contraddizioni. Torno a casa e la normalità che trovo mi disturba, mi sento estraneo a casa mia. Torno a casa e la civiltà con cui spesso ci riempiamo la bocca e lo stomaco mi fa venire voglia di cambiare il significato sul dizionario, perché non è uguale per tutti. Torno a casa e fatico a comprendere la gente che si lamenta della pioggia dopo aver conosciuto persone che pregano arrivi un presidenziale temporale. Torno a casa e sto più attento a non lasciare accese dietro di me le luci delle stanze. Torno a casa e non passo più di mezz'ora sotto l'acqua calda. Torno a casa e l'acqua per sciacquare i piatti vorrei non buttarla. Qualcuno mi fece notare che può avere in buona per i fiori. Torno a casa e istintivamente ho più rispetto per le persone e per le risorse che abbiamo. Torno a casa e il bilancio è positivo grazie a quello che mi hanno trasmesso le persone, che vince sulla povertà materiale e l'isolamento. Torno a casa e la concezione del tempo cambia. Devo rientrare negli schemi che la società mi impone, società che altrimenti mi esclude. Torno a casa e la monotonia di una vita pianificata mi opprime. Torno a casa e mi rendo conto che siamo noi diversi, quelli che vivono sopra le righe. Torno a casa, ma solo ora ho gli occhi per vedere la gente che arranca per sbarcare il lunario, che esiste anche nella mia città. Torno a casa, e anche qui ci sono le biciclette, ma i bambini non le usano per trasportare carbone o acqua, giocano. Torno a casa e i bambini che incontro sono bambini, non mezzi uomini. Torno a casa e ci sono bambini che litigano per una fetta di pizza, dopo che ne hanno già mangiate tre. Torno a casa e mi nervosisco a vedere le catastrofi di cibo ancora imballato, buttate dai supermercati, e penso ai bambini in fila per una ciotola di fagioli. Torno a casa e quello che trovo non mi rassicura, mi chiudo in me stesso, devo metabolizzare le scoperte che ho fatto. Torno a casa e tutti mi chiedono com'è andata, non so che dire. Torno a casa ed è difficile riuscire a trasmettere quello che ho vissuto. Torno a casa e c'è tanta curiosità ma anche tanta superficialità. Torno a casa e mi rendo conto che le cose per me importanti spesso sono delle cazzate. Torno a casa e mi sembra di non aver fatto nulla di importante. Mi sento frustrato, un turista. Torno a casa, sento di avere un fuoco dentro che mi spinge ad adoperarmi per la causa che mi ha fatto emozionare, battere il cuore e sorridere. Torno a casa e realizzo che il mezzo migliore che ho per poter aiutare a migliorare le cose è quello di raccontare. Torno a casa, ma la voglia di ritornare dal Moran è tanta. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Thomas.